Annalisa Nunzio, benvenuta e grazie per aver accettato il nostro invito al Learning Tips. Come di consueto, iniziamo subito con 60 secondi per lei, dedicati alla presentazione, nome e cognome, incarico, ma anche le sue esperienze precedenti e le sue passioni personali. Insomma, ci aiuti a conoscerla meglio. Buongiorno a tutti, grazie anzitutto per l'invito. Io sono Annalisa Nurzia, responsabile dell'organizzazione dell'IT, delle risorse umane del gruppo Eurovita. Vi racconto brevemente la mia vita professionale. Mi sono laureata a Roma alla LUIS in economia ormai 25 anni fa e subito dopo sono entrata in una società di audit, all'epoca Coopers & Lybrand, ora PricewaterhouseCoopers, dove mi sono occupata in prevalenza di clienti finanziari e assicurativi, e questo ha un po' condizionato poi lo sviluppo del mio percorso professionale successivo, perché sono poi rimasta sempre nell'ambito dei financial services e delle assicurazioni in particolare. Ho avuto, uscita dalla revisione, la grande opportunità di partecipare allo startup di Poste Vita, la compagnia assicurativa di Poste Italiane, all'epoca in cui Corrado Passera stava trasformando la rete postale nella più grande banca italiana. Questo è un progetto che ricordo ancora con entusiasmo e con orgoglio, dico, di essere la matricola numero uno di Poste Vita, che nel giro di pochi mesi è diventata una delle prime compagnie italiane per raccolta premi. Successivamente mi sono trasferita a Milano per lavoro, ma anche per amore, e sono entrata nel gruppo Intesa, dove ho seguito le compagnie assicurative del gruppo Intesa con ruoli manageriali nell'ambito dell'operation, dell'IT e dell'organizzazione. E in particolare ho avuto modo di partecipare a diversi progetti di trasformazione societaria conseguenti alle operazioni straordinarie che hanno coinvolto in primis la banca e successivamente le compagnie e le società del gruppo. Forte di questa esperienza, 5 anni fa ho deciso di lasciare il gruppo Intesa per seguire il progetto del fondo di private equity Cinven, che entrava in Italia, anzi sul mercato assicurativo italiano, con l'acquisizione di un gruppo assicurativo, ma soprattutto con l'obiettivo di creare una realtà capace di consolidare, acquisire e consolidare altre compagnie e diventare uno dei principali player sul mercato assicurativo italiano, l'attuale Eurovita. Due parole sulle mie passioni: sono una sportiva, ho fatto tanti anni di pattinaggio artistico a livello agonistico, mi piace in generale gli sport come la ginnastica artistica, la ritmica, la danza, che coniugano l'aspetto tecnico all'aspetto anche più artistico e di spettacolo. Adoro il mare e se proprio devo scegliere la mia vacanza ideale, la faccio in barca a vela. Beh, una donna piena di interessi, mi sono illuminata in particolare quando ha parlato del pattinaggio artistico, perché sono stata anch'io una sportiva di questa disciplina meravigliosa e purtroppo premiata da pochissima visibilità. Purtroppo è proprio così, ma insomma, noi sappiamo che è veramente uno degli sport più belli del mondo. Torniamo a noi e torniamo invece alle passioni, quelle dedicate al lavoro. Sicuramente questo periodo ci ha fatto comprendere quanto siamo diventati iperconnessi, quanto la digitalizzazione giochi un ruolo fondamentale ormai nel mondo del lavoro, e in particolare la vostra azienda è testimone di un progetto importante di onboarding digitale che ha fatto proprio della semplicità della comunicazione di interfaccia cliente un valore di efficacia. Ci vuole raccontare meglio? Sì, ormai da diversi anni la trasformazione digitale sta interessando i diversi settori, ma con impatti e potenzialità diverse. Le banche e le assicurazioni sono uno dei settori a più alto potenziale per l'usabilità delle nuove tecnologie digitali, e questo è stato poi fortemente accelerato dalla recente pandemia, che ha spinto gli operatori finanziari a sviluppare soluzioni digitali per la vendita a distanza e più in generale per l'interazione a distanza con il cliente. In questo contesto anche Eurovita ha disegnato la propria roadmap digitale, e tra gli obiettivi della nostra roadmap c'è quello di offrire un modello di servizio digitale al cliente che sia allo stesso tempo semplice ma sicuro, perché la sicurezza nel nostro campo è uno dei fattori fondamentali. E quindi abbiamo pensato di utilizzare le tecnologie digitali per evolvere le nostre piattaforme a servizio del cliente. E in questo un primo step, quello
diciamo, fondamentale è stato quello dell'onboarding cliente, cioè noi avevamo bisogno di un metodo sicuro per identificare da remoto i nostri clienti, in modo che questi potessero accedere alla nostra riservata, visualizzare i dati dei loro investimenti e anche compiere operazioni dispositive in autonomia sui loro contratti, che fossero sicure, ovviamente con la legale di una firma elettronica. Abbiamo anche cercato di migliorare la customer experience dei nostri clienti e quindi abbiamo introdotto un sistema di videochiamata online che consente ai clienti magari meno avvezzi con le nuove tecnologie di effettuare identificazione con il supporto dell'operatore. Ovviamente è un progetto in continua evoluzione e il prossimo passo sarà l'introduzione di identificazione tramite SPID. Oggi oltre 26 milioni di italiani hanno un'identità SPID, parliamo di oltre il 40% della popolazione adulta, e riteniamo che questo sarà il futuro, il metodo di identificazione del futuro. Quindi, scusi se la interrompo, ma è molto molto interessante quello che ci sta raccontando, questo approccio, diciamo, nuovo e di dematerializzato di servizio al cliente è evidentemente più semplice da mettere in atto che da spiegare. Ma come è stato accolto dai vostri clienti? I nostri clienti l'hanno accolto bene, anzi nella fase pilota ci sono stati d'aiuto per migliorare magari alcuni aspetti che potevano essere difficoltosi, e devo dire che quello che viene poi apprezzato è il fatto di avere a disposizione tutti i servizi che poi a questo punto è possibile abilitare, proprio perché siamo certi dell'identità, quindi tutti i dati anche delicati sugli investimenti, sulle performance degli investimenti. Questo è stato sicuramente molto apprezzato. Poi si può fare ancora di più, per questo dico il digitale è un qualcosa in continua evoluzione, quindi possono essere sviluppati strumenti come le chatbot che consentono di supportare il cliente in qualsiasi momento. Già il fatto di dare un servizio come dicevo prima, H24, 7 giorni su 7, anche perché spesso uno ha magari tempo di dedicarsi ai propri investimenti, agli affari personali durante il weekend, e quindi avere un servizio sempre disponibile è una cosa molto importante. Lo è stato ancora di più nella pandemia, perché anche i clienti che magari normalmente erano soliti andare presso la filiale, le nostre reti sono fondamentalmente reti di consulenza finanziaria e banche, e durante la pandemia non potevano farlo, quindi si è sviluppato tantissimo il mondo del web, e dove è possibile poi arricchire servizi nel continuo. È un processo veramente virtuoso di evoluzione e di miglioramento anche della customer experience. Certo, un servizio direi veramente tagliato su misura sulle esigenze del cliente, che può accedere, insomma, come e quando meglio ritiene, insomma, ai vostri servizi. Ma del resto questa rimodulazione totale delle nostre vite, dei servizi a cui accediamo, dei servizi che dobbiamo dare, del nostro lavoro, insomma, sono entrati a far parte della nostra vita e anche del nostro vocabolario, con una parola che ormai tutti quanti utilizziamo, che è smart working. In realtà durante la pandemia si è trattato, per essere più corretti, di un home working, di un lavoro da remoto. Oggi ci si sta un po' riorganizzando con modelli ibridi che ci porteranno verso il new normal. Voi come avete gestito questa situazione? Cosa e quanto è cambiato per i vostri dipendenti? Sì, allora per noi ha avuto un impatto molto importante, perché noi prima della pandemia lavoravamo esclusivamente in presenza. Teniamo conto che eravamo un'azienda nel pieno di un processo di profonda trasformazione societaria e organizzativa, avevamo appena acquisito 4 società e stavamo procedendo appunto alla fusione e all'integrazione operativa delle società, quindi non potevamo puntare su processi e relazioni consolidate, e per questo la remotizzazione è stata ancora più sfidante. Però grazie alle nuove tecnologie, nel giro di 2 settimane, quando c'è stata appunto la crisi dell'emergenza sanitaria, siamo riusciti a remotizzare tutti i colleghi, e devo dire c'è stata la massima collaborazione da parte dei nostri dipendenti per organizzare le attività da remoto, tant'è vero che non abbiamo avuto
nessun impatto, ad esempio, sulla produttività o sui livelli di servizio. Dove ci sono stati gli impatti? Gli impatti sono stati più che altro su quello che io definisco un po' il benessere organizzativo dell'azienda e dei colleghi, principalmente tre aspetti: uno, il work-life balance; due, le relazioni sociali; e tre, l'engagement, il senso di appartenenza all'azienda. Mi spiego meglio, work-life balance: ci siamo trovati tutti collegati dalla mattina presto fino a sera tardi in una serie interminabile di conference call via Teams, e quindi lavora un po' invaso le nostre case, entrava proprio appunto fisicamente direttamente nelle case di tutti noi, ha tolto quindi tutto spazio alla vita privata, tra l'altro nel momento in cui nell'abitazione c'era tutta la famiglia e una sorta di convivenza forzata H24. Quindi ci siamo dati dopo i primi mesi, ci siamo dati delle regole molto semplici, per esempio gli orari delle call, evitare call in pausa pranzo, finire comunque per le 7 di sera, che hanno aiutato quindi a ripristinare e a eliminare un pochino lo stress iniziale generato dalla remotizzazione. Sulla socialità invece gli effetti si sono visti qualche mese dopo la remotizzazione, parliamo quindi non tanto, come diceva giustamente lei prima, di smart working, ma di lavoro da casa 5 giorni su 5, e quindi sono venute a mancare le relazioni in primis che si creano in quei momenti formali, penso ad esempio alla pausa caffè per citarne uno, e che aiutano spesso a risolvere quei malintesi, quelle incomprensioni, quelle che a volte si verificano nell'ambiente di lavoro. Quindi noi abbiamo cercato in qualche modo con strumenti digitali, con canali social, di ripristinare le relazioni tra i colleghi. L'ultimo punto, quello più critico, che devo dire ancora oggi ha qualche effetto, è proprio la parte di senso di appartenenza e l'engagement, la vicinanza all'azienda. Stiamo riscontrando, e questo non solo noi, ma parlavo con diversi colleghi un po' più di mercato, un aumento per esempio delle dimissioni in questo periodo. E questo perché appunto allontanandosi dall'azienda vengono un po' riviste forse le priorità, ma c'è comunque meno motivazione. La motivazione delle persone è qualcosa che va sempre stimolato e tenuto alto, perché è molto importante poi anche nella prestazione lavorativa e nel benessere del collega. Per questo anche qui abbiamo cercato durante la fase di pandemia, e adesso che stiamo ritornando in presenza, di favorire anche qui le iniziative che potessero riavvicinare i colleghi all'azienda e alla vita lavorativa di tutti i giorni. Beh, sicuramente ripristinare proprio un senso di comunità e di appartenenza è fondamentale, e è fondamentale, diciamo, saper reinterpretare anche questo momento complesso, diciamo, in cui stiamo uscendo dall'emergenza, ma ci troviamo comunque ad affrontare un new normal che è comunque qualcosa appunto di nuovo per tutti. Comunque, comunicazione efficace e fiducia sono sicuramente i valori fondanti per la vostra cultura aziendale. Allora, ci racconta un po' come li state applicando in questo momento di post-pandemia, se così la possiamo chiamare. Speriamo ovviamente di esserne con un piede fuori. Assolutamente, la comunicazione è fondamentale in generale, ancora di più nei momenti di cambiamento organizzativo come quello che ha vissuto e sta vivendo la nostra azienda. La comunicazione deve essere anzitutto trasparente. Noi abbiamo sperimentato con i colleghi quanto fosse apprezzato una comunicazione chiara su quello che si stava facendo, una condivisione degli obiettivi, quindi perché stiamo facendo delle cose, e anche una comunicazione molto diretta e trasparente anche sulle brutte notizie. Noi abbiamo affrontato delle riorganizzazioni aziendali, abbiamo dovuto chiudere delle sedi sul territorio, e queste non sono belle notizie da comunicare, ma è importante comunicarle in maniera trasparente e, se possibile, anche con un certo anticipo. E questo genera la fiducia. Sono molto collegate la comunicazione e la fiducia. Noi abbiamo attivato poi diverse iniziative per portare
di comunicazione, ma più in generale per portare a bordo le persone nel nostro progetto, perché le persone poi sono determinanti per qualsiasi progetto di cambiamento organizzativo e più in generale per la realizzazione delle strategie aziendali, soprattutto in una società di servizi come la nostra. Le risorse sono veramente il primo asset, il più importante. Oltre a queste iniziative di coinvolgimento, ovviamente poi abbiamo agito su quello che poteva essere il caring delle persone, con iniziative volte soprattutto al benessere. Per esempio, abbiamo realizzato una palestra aziendale, abbiamo offerto corsi di fitness gratuiti che speriamo di riprendere a breve, perché poi abbiamo dovuto interrompere purtroppo durante la pandemia. Abbiamo realizzato una bellissima sala ristoro dove i colleghi possono avere momenti di relax e consumare i pasti. E il nuovo progetto, lo dico a voi in anteprima perché ancora non è stato comunicato in azienda, adesso predisponeremo una caffetteria interna e tutta un'area esterna con tavolini e relax che può essere utile per le pause a lavoro, proprio per facilitare anche il rientro nella vita quotidiana in ufficio. Ripeto, le persone per noi sono veramente tanto tanto importanti, fanno la differenza, e quindi dedicare del tempo e delle iniziative anche creative, originali per stare insieme, per portare a bordo, per sviluppare e diffondere la cultura aziendale, i nostri valori, è per noi molto molto importante. Dottoressa, io la ringrazio per essere stata con noi, le auguro un buon lavoro. Grazie a voi, alla prossima.